tutti. Il video di oggi sarà in collaborazione con Mari, la mia amica Mari. Qui su YouTube la trovate col nome Zero Glutine 100% Bontà. La conoscete già perché assieme abbiamo fatto un'altra collaborazione, di cui ovviamente vi lascerò il link qui nell'info box, sia del video che avevamo fatto in collaborazione tempo fa e sia appunto del suo canale, così la potrete andare a trovare e vi consiglio e ve lo consiglio assolutamente. Oggi entrambe vi proporremo delle ricettine regionali tipiche appunto delle nostre terre. Io vi proporrò una ricetta sarda, le panadinas ripiene di carne e zucchine, e lei invece vi proporrà queste deliziose mandorle ricoperte di cioccolato, un dolce appunto tipico della Puglia. Tradizionalmente la panada veniva riempita con la carne d'agnello e piselli, però in seguito con le varie varianti, ecco, ogni famiglia poi ha adottato vari metodi appunto di riempire questi cestinetti di pane, se così li vogliamo chiamare. Potrete farcire e riempire in tutti i modi possibili e secondo i vostri gusti, nel senso che potrete farle solo di verdure e quindi potrete mettere zucchine o carciofi o funghi o melanzane o piselli, e le potrete farcire anche solo con la carne. Quindi per realizzare le nostre mini panadine avremo bisogno di 250 g di farina di tipo 00, 62 g di strutto tenuto a temperatura ambiente, circa 9 cucchiai d'acqua tiepida, poi all'occorrenza potrete aggiungerne un cucchiaio o toglierne uno, questo dipende sempre comunque da quanta acqua riesce ad assorbire la farina. E quindi ve ne accorgerete una volta che amalgamerete il tutto. Poi sale quanto basta, mentre per il ripieno ci occorrerà della carne macinata, se preferite mista, io ho preso vitellone e maiale, e circa 300 g. E zucchine, io ne utilizzo una che in tutto fa 250 g. Poi olio extravergine quanto basta, delle spezie a piacere, questo lo potrete decidere voi, io in questo caso scelgo il rosmarino e della cipolla. Quindi la prima cosa da fare sarà andare a versare la farina in una ciotola, aggiungeremo il sale, lo strutto, andremo ad amalgamare bene il tutto con un po' d'acqua, quindi vi ho detto circa 9 cucchiai d'acqua, e iniziamo appunto a impastare in questo modo con le mani. Poi, una volta che si è formata una bella palla compatta, andremo a lavorarla bene sul piano da lavoro. Eccola, deve raggiungere questa consistenza. La andremo a coprire e mettere da parte. Andremo adesso a preparare il ripieno, quindi ci occuperemo di andare a privare la zucchina dell'estremità e di andarla a grattugiare per bene, ovviamente dopo averla lavata ed asciugata. In una padellina andremo ad aggiungere la cipolla e un po' d'olio extravergine d'oliva, andremo a versare le zucchine e le andremo a far cuocere. Le andremo a far cuocere coperte, mi raccomando, per circa 5 minuti. Dopodiché andremo ad aggiungere la carne macinata, l'andremo a disporre per bene e mischiare per bene alle zucchine. La faremo cuocere per altri 5 minuti, sempre coperta. Aggiungiamo il sale, questo è a vostro piacere, mescoliamo per bene. E andremo a scolare, mi raccomando, il liquido in eccesso che ha levato la carne, l'avete vista com'era in padella. Quindi andremo a scolare, a strizzare per bene, non deve esserci assolutamente dell'acqua. Quindi andremo adesso ad infarinare il piano di lavoro e andremo a stendere la pasta. Ci occorreranno due coppa pasta differenti, uno un po' più grande e l'altro più piccolo ovviamente. Diciamo circa 8 cm l'uno e 6 cm l'altro, quindi devono essere di queste dimensioni più o meno, e li andremo a riempire. Andremo a riempire, mi raccomando, i cerchi più grandi, ovviamente, perché sono quelli che ci occorreranno per fare da base. E quindi li andremo a riempire, fare proprio la montagnetta, devono essere belli pieni. Andremo a mettere sopra il coperchio, quello, il disco più piccolino, e andremo ad attaccare, a far aderire per bene i due dischi. Vedete come sto facendo io? Sollevando bene le estremità verso l'alto.
con le pollice e l'indice andremo a pizzicare la pasta e a rotolarla verso l'interno, così come vi sto mostrando. Quindi con l'altra mano che tiene andremo a roteare per bene la panadina tra le dita, in modo tale appunto da creare la forma rotonda e andremo a schiacciare per bene per creare la forma anche verso l'alto. Quindi non so se mi sono spiegata, per farle appunto belle alte. E le andremo poi a disporre su una teglia, la leccarda del forno per intenderci, coperta con un foglio di carta da forno. Adesso è arrivato il momento di infornarle e le inforneremo per circa 40 minuti a 180 gradi. Eccole qui prontissime, le nostre panadinas sono veramente gustose, deliziose e molto sfiziose. Guardate che bella figura che fanno nella tavola di Natale. Quindi questa è una ricettina che noi usiamo fare tipicamente appunto per le feste natalizie, ma è adattissima in qualsiasi occasione, ve lo posso garantire. Sono deliziose perché l'interno è bello saporito e l'esterno, quindi il cestinetto di pane, è molto croccante. Vedete, c'è anche Pollon qui che sente il profumo e ne vuole un po'. Aveva la zampetta agganciata al mio maglioncino. Quindi, ragazzi, spero tanto che la ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, andate assolutamente a vedere anche la ricetta di Mari. Io e Pollon vi mandiamo un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao!